Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, vieni qua, buongiorno, e buongiorno amore. Oggi ci siamo svegliati in mansardina io e il mio bambino e la mamma l'abbiamo fatta dormire nella gabbietta di Pippo. Dove l'abbiamo fatta dormire la mamma amore? Nella gabbia di Pippo? Bravo, ha detto sì. Oggi caso raro, c'è prima Jessica giù di me. Sono le 10:30, non lo so. E io sono qua con il mio bambino come lo scopaccio. Troppo pranziamo, altro che colazione. E facciamo come fanno in tanti, che saltano il pranzo e risparmiamo. Facciamo una bella colazione e poi tirano fino a stasera. Sì, magari dimagriamo. Sì, duriamo 2 giorni se riusciamo. Vabbè, mi alzo, dai. Oggi colazione è tardissima, ma mi faccio una bella spremutina. E anche Pippo ha fa la colazione. Monnello. Le arance non vanno più bene, però così sì, né? Bella spremuttina. Noi non ce la facciamo a star fermi. Smonta il camper, togli tutto, metti in ordine. Guarda che casino. Abbiamo fatto colazione. Beh, diciamo che c'era un po' tutta sta roba che devo sistemarmela ora. Cavi, cavette, cose varie. O si fa passare sopra il tubo. Aspetta che ma si tolgo... rovina tutto qua. Sì? Si rovina la carta. Tolgo un attimo 2 cuscinetti alla ruota di Cristian e arrivo. Stava finendo di mettere a posto il tutto. Vabbè, Cristian è andato via con i suoi amici che oggi è sabato, vanno a... sono andati a Marbella. Mentre sistemavo ho trovato una micro SD, una memory card. Non sapevo cosa c'era sopra. Cioè, dove del materiale, di macchine, mezzi nostri, viaggi che abbiamo fatto, c'è un po' di tutto. Ma mi sono commosso a vedere 2 video di quando... dove sono? Della mia bambina. Praticamente quando ho fatto dei piccoli upgrade alla macchina, gli ho fatto regolare la carburazione. Se c'è qualcuno che si intende di motori, ora gli faccio vedere il video così si vede la differenza. Solo con la carburazione ottimizzata. Parliamo di un Honda Civic Type R ed ero in quando ho fatto questi video nel circuito di Monza. Praticamente questo è prima di eseguire la carburazione. Qui è la terza. Quarta. E via avanti. Qua è dopo la carburazione. Sempre di terza. Anzi, ci butto sì più basso. Terza, regimi più bassi. Mamma mia. Mi sono venute le lacrime agli occhi. Perché mi manca un po' lo scarico dei nervi in pista. Con sto camper non posso far niente. Solo del nervoso mi faccio. Vabbè, questo era per aggiornarvi. Ora finiamo di resettare e rimetto a posto qui tutte le cose. Dovremmo anche mangiare in teoria. Sì, perché è tardissimo, perché ci siamo svegliati tardi, abbiamo fatto colazione tardi e quindi faremo pranzo più tardi. Cristian è uscito, ora vediamo, o ci andiamo a prendere qualcosa arrabbiato da qualche parte. Non so. Almeno non cuciniamo, non spignattiamo e via. Non so cosa o dove, però. Rimanete collegati. Intanto portiamo anche... perché mettendo a posto ci siamo accorti che abbiamo 1, 2, 3, 4 e un altro che c'è l'armadio Cristian. 5 telefonini di scorta. Vediamo se riusciamo a darli via tutti. E di recuperare qualche soldino, perché 2 sono nuovi praticamente. L'altro anche abbastanza... uno è vecchio, ma l'S9 lo possiamo anche tenere di scorta. Sì, l'S9 è proprio... ti dà 5 euro mi sa. O trovi l'appassionato. Beh, io li provo a portare in un negozio qua che vendono telefoni usati e chiedo se li ritirano. C'ho tutti i codici miei, sono perfetti. Questo qua da questi. L'Oppo, cioè comunque 350 euro di telefono, che nuovo ancora sta a 300 euro. Quindi voglio dire, è nuovo. Reset finito, ma prima di andare a mangiare ci spostiamo col camper che facciamo carico e scarico. Praticamente si sono venuti a mettere in ovunque. Non esci più se succede qualcosa. Io davanti non ho più lì strada di uscita. Di qua non ci passo, non ci passo, non ci passo. Ora devo andare in retromarcia fino laggiù, che c'è un buco per uscire. Per urgenza, bisogna muoversi. Vabbè, lasciamo perdere.
Andiamo a fare cariche e scariche, ci mettiamo in un altro punto laggiù e vediamo se non arriva nessuno neanche lì. No, ma tanto arriveranno anche lì. Fatto tutto, abbiamo cambiato postazione del parcheggio di casa su quattro ruote. Siamo da... soli. Ora vediamo di capire dove andare a mangiare e cosa, più che altro perché è tardi. Questo poi ve lo facciamo vedere illuminato, eh? Carino, Babbo Natale col pianoforte. Che suona il piano. Se tutte le bancarelle, ora vabbè, sono chiuse. Adesso abbiamo fame. Adesso andiamo a mangiare. Poi ci vediamo su quello. C'era quello là in quella strada che facevano. Cos'era, un hamburger di pollo? Quella era roba di pollo, boh, no? Guardiamo qua in sta strada se c'è qualcosa. Alla fine siamo giunti in un ristorante cino che aveva deciso Jessica. C'è il menù da 9,95, se no poi ci sono menù più cari e puoi decidere un primo, un secondo, un terzo, io il quarto. 9,95. Così accontentiamo Jessica, che voleva il cino e siamo andati al cino. I voltini di primavera arrivati, Jessica al telefono con Emiliano. Iniziamo a mangiare un voltino primavera. Anche il taglierino è arrivato. Sì, è molto povero questo cinese. Spendi poco, c'è poco. Non puoi pretendere, zia. Va bene. Vediamo poi come la costiglia. Tu cosa hai preso, i gamberi? Gamberi fritti. Vediamo. Vediamo. Le mie mini costiglie sono arrivate. Sì, sono costine tagliate a pezzettini in agrodolce. Ora vediamo quando arrivano i gamberi. Beh, la faccia è abbastanza bella. Sì, la faccia non è male. Ora poi vi faccio sapere il sapore. No. In diretta, gamba con patata. Assaggio con voi in diretta la costina. È mio. Non male. Va bene, ci stanno. E poi Jessica vi dirà come sono i gamberi. Non è soddisfatta Jessica con i gamberi. Guarda lì. Vabbè. Finito, abbiamo finito. Io ho preso un flan alla vaniglia. Ho preso il tè. Che era qua. Jessica si è presa il tè verde. Per digerire. Per digerire. Con quel fritto. Ora andiamo a fare due passi e ci avviamo in giù. Sa che ora apre quel negozio? Sa che apre tardi. Boh, vabbè, saranno quasi le 4 tra un po'. Abbiamo mangiato tardissimo oggi. Non è da casa su 4 ruote. Sono 4. Scusi. Tornando in giù ci fermiamo dal negozio dei telefoni a chiedere se ci ritirano tutti quelli che abbiamo. Così ci esce il pranzo. Ah sì. Il negozio dei telefoni era aperto. Però ci ha valutato un po' pochino. È partito da 108 euro. È arrivato fino a 120. 120. Noi abbiamo pagato 3,50. Sei mesi fa. Sei in mesi di vita, mi dispiace un pochino. Però sei in quel limbo che o lo tieni lì a far muffa e o sai che perdi qualcosa ma te li togli dai piedi e rientri di qualche soldo, che sono sempre meno di quello che hai speso, ma cosa fai? Adesso magari si prova a metterli 2 o 3 giorni in vendita, se si vendono da privato noi, sì. Bene, se si muove qualcosa, se no li portiamo lì. Sì. Provare magari a buttarli a 150. Sì, magari sono quella 30 euro in più. Che arrivi a 150. Sì, perché poi devi negoziare. Anche lui è partito da 100. Sì. E poi è salito un pochettino. Non ci abbiamo già più sole, mi sa, qua. Mettiamo in moto e andiamo, viaggiamo. Viaggiamo, giriamo per... Non c'è Cristian, fino a stasera alle 8:30. Non è male come idea. Arrivati a casa Alessi, ci siamo fatti un bel caffè. Cosa cerca già? Ah, la pipetta per il bambino, guarda. Oh, amore. Oh, tanti bacini mi dà lui. Tanti bacini mi dà lui. Quanto mi vuole bene. Jessica si mette a lavorare. Io mi metto a... A lavorare. Perché anche quello è un lavoro. Che tra l'altro è un lavoro che non mi piace fare, però devo farlo. Praticamente sto... I 3 telefoni che vogliamo vendere bisogna formattarli, pulirli, togliere tutti i nostri dati, quello che può essere. Ma prima di farlo devo controllare che non ci siano rimasti dentro dati che mi possono servire. Quindi ora ho trovato video e foto molto importanti. Che quindi me le devo passare sulla pennina USB. E meno male che ho deciso di fare questa cosa. Così io le prove. Uscite fuori le prove. Io me le tengo per me, non devo dimostrare niente a nessuno. Però grazie a questo telefono qua vecchietto, e meno male che è rimasto ancora in funzione,
mi devo prelevare dei dati che me li metto sulla pennina USB, così ce li ho lì, e poi li svuoto, li formatto, li pulisco in modo che se domani mi chiama uno glielo posso consegnare, non devo dirgli no, aspetta che... Però anche questo è un lavoro, che barba, che noia, che noia, che barba. Mentre Jessica continua a editare, cerca le canzoni per una dronata, mi sa. Sono le più difficili. Io sono qua con le cuffie rosa, fucsia. Stanno bene. Sto bene. E ho tirato fuori l'hamburger per Christian, che ora tra poco arriva, intanto si stempera. Le ho dovuto mangiare la Bernice. Continuo ancora 10 minuti, ho finito di fare quello che dovevo fare, ora cazzeggio 10 minuti anch'io e poi mi metto dietro a fare la cena. Hamburgerino per Christian, lo mettiamo su, che è tornato, che era Marabella. Marabella. Lo so. Com'era la situa? Stanco. Mamma mia, 15 anni, stanco. Caldo, stanco, adesso freddo. E poi vediamo cosa ci offre il frigo di casa su quattro ruote per noi, c'è l'insalata da finire, vediamo cosa sì, facciamo. Ora un citriolo. E che pensi mi ora? Jessica ha detto c'era da finire l'insalata. Gli ho aggiunto il citriolo, gli ho aggiunto le carotine. Ci dobbiamo mangiare in due. Io non mangio. Ma sbaglio, smetti, la mano non mangio. Lì c'è l'hamburger del Christian. Ma guardate la bella hamburger che gli ha fatto. Spiaccicato lì così. Mica deve fare una gara di estetica. La sottiletta l'ho divisa a metà perché almeno. Smetti, la va. Buone le carotine. Sì, fatte così, spesse 4 mm. Ma la mangiamo cruda così facevo prima. E mica l'ho cotta. Mamma mia, ragazzi. Ciao. Mi ha fatto bruciare pure le uova. Così impari. Ma che mi hai fatto arrabbiare stasera? Io ti ho fatto arrabbiare. Non so perché. Di a tutti cosa hai fatto? Io non ho fatto niente, lei sta dicendo tutte queste cose brutte su di me. Ma quella. Stasera siamo. Tipo poverino si è messo nell'angolino perché dice qui è meglio. Marca okay. Male. Vieni amore. Qui amore. Vieni, no? Vieni. Cosa fai lì nell'angolino? Vabbè, spiega cosa hai fatto. Che mi hai fatto arrabbiare. Sbaglia fatto. Jessica stava editando il video. Siccome io non sono ancora un professionista dronista, ho un difetto che mi sono accorto quando volo con il drone. Ovvero, praticamente, quando volo, la cosa ideale da fare sarebbe in aria, cerchi il posto dove vuoi fare la dronata, parti con la registrazione, fai il pezzo che vuoi bello da registrare, stoppi, vai in un altro punto, ti posizioni, parti e sicuramente semplifichi il tempo a chi edita. Io ci provo, ma delle volte, siccome ci sono 1300 euro che stanno in aria, c'ho un po' l'ansia, capita che arrivo nel punto che voglio registrare e mi dimentico di schiacciare il rec. Allora, delle volte cosa faccio? Già quando parto da terra, guarda, schiaccio il rec. Siamo troppo vicini a Cristian, mi sa. Sì, guarda malissimo, sta guardando. Cosa faccio? Delle volte da per terra schiaccio il rec e registro tutto il tempo. Poi Jessica si taglia solo i pezzi belli da editare per la dronata. Stava editando un video dove in teoria c'era la dronata e ora non salta... Lei edita una dronata ma non è lo stesso posto. Dico, ma non te ne accorgi che il posto non è uguale? Non se n'è accorta. Fatto sta, per dire le parole povere, non è che non me ne sono accorta, è che c'è un casotto che non, diciamo, che è molto similare il paesaggio. In una cartella ci sono tre dronate e non, il paesaggio era molto simile, molto simile. Ho detto andiamo, vi faccio vedere il castello. Okay. Caso strano, si vede il castello anche lì, che è un altro, e quindi sembrava lo stesso, ecco. Fatto sta che invece manca la dronata di quel castello perché non ho schiacciato rec. Si è arrabbiata per questo. Niente, alla fine mi sa che stasera è meglio la frutta, no? almeno questa è buona. Io penso che una cena così squallida non l'ho mai preparata. No, non ne aveva voglia, ma l'avevo già visto dall'inizio che non aveva voglia di cucinare. Però siccome io stavo editando e non poteva permettersi di dirmi no, cucina tu, allora l'ha fatto così giusto per passare il tempo. Ti conosco, sai, bello. Non mi potrei mai conoscere abbastanza. Sì, ti conosco bene. E vabbè, mangiamo mandarini, dai.
Fa bene la frutta. Siamo a dieta. Io l'ho fatto per quello. Ah, ecco. Le banane. Per non ingrassare. Eh sì. C'è il condor lì. Sono freddi questi per te, amore. Ora questi non puoi mangiare. Solo uno non ho mangiato. Però. Vediamo se c'è uno nel... In teoria ne avevo messi qualcuno da parte. Nel fornetto, forse. No. Dopo i mandarini. Jessica già. Quindi ora non posso mangiare la banana? No, vabbè, una se vuoi la puoi mangiare. Ah, ok. E poi domani facciamo banana e mango. Ah. Io penso già a domani cosa fare. Cioè, stai andando a letto e già pensi a domani. Devi ancora andare a dormire. Anzi, a proposito di domani cosa fare, potresti anche scongelare il pesce, così facciamo il pesce domani a pranzo. Il pesciolino. Che abbiamo comprato l'altro giorno. Quale? Quello spada lì? Sì. Perché se lo facciamo domani mattina non si scongela. Non so. Non è meglio, forse da... Già da adesso? Forse sì. Buonanotte. Buonanotte. A domani. A domani. Iniziamo col caffettino time. Ho tirato fuori il pesciolino per pranzo, che me l'aveva detto ieri sera Jessica, me lo sono dimenticato alla fine, che era in congelatore. È tipo un pesce spada. Potresti fare col sugo, sì, e olive taggiate. Infatti lo faccio olive con sugo, ma capperi e olive taggiate. Ma in teoria va fatta la piastra con aglio e prezzemolo. Secondo me è più buono con sughetto. Allora bisogna andare a prendere il pane proprio per fare la scarpetta. Ora ci sistemiamo e puliamo a casa su quattro ruote. Ho fatto cadere qua la roba, non te ne sei neanche accorto. Io non ho fatto cadere niente. Sì, hai fatto cadere tu mentre hai tirato fuori il pesce e non l'hai neanche tirato su. Te stai rischiando grosso, perché mi stai facendo arrabbiare ultimamente. Oh, io lo sto dicendo in diretta, occhio. No, non siamo in diretta, è un video, non è live. Vabbè, in video, occhio. Occhio malocchio, prezzemolo. E fino. Sì, perché Jessica sta finendo un video. Io sto finendo di fare quelle cose con i telefoni, passare tutto per formattare, pulirli, caricarli e darli in ordine. Chiudiamo magari. Adesso ci metto una tavola di legno. Sì, ci metto una tavola di legno. Sì, ci metto una tavola di legno. Così non ci puoi più andare. Non te che fai la cacca, che mi fai la cacca in faccia. Ci metto una bella tavola di legno fino in fondo e tu lì su non ci vai più. Va bene? Facciamo così. Questo, ragazzi, comunque, per farvi capire, per chi volesse affrontare il mondo di prendersi un pappagallo, un cenerino, ma anche altre razze, non solo il cenerino, che lui sta facendo, tra virgolette, questi dispetti di salire nel letto, che sa che non può, fa cose che non deve, che lo sa, perché vedete, è tremendo, perché hanno bisogno di tanta attenzione. Siccome ora noi, tra Jessica che lavora, io che faccio sti lavori, li stiamo dando meno attenzione, lui cerca di attirarle come un bimbo. Perché comunque hanno bisogno di attenzione gli animali, soprattutto i pappagalli e il cenerino. Guarda, vedete cosa fa? Adesso cosa si inventa? Vediamo. Già da lì una volta sei caduto fin giù per terra, eh? Io ti avviso. No, senza che fai il paperotto fai. Fai il paperotto, fai. La devi, finì. Guarda che mi ha attaccato. Meglio. Sei una cosa tremenda. Monnello, vabbè, stai qua con Papi, tanto l'hai fatto la cacchina, e facciamo assieme sto lavoro di attualizzare tutto, ok? E fai il bravo. Anche Pippo aiuta a fare danni. Io ho tolto la ventolina vecchia che non va più là sotto del boiler e ora devo ritagliare. Pippo! Devo ritagliare, vedete che è rotonde, questa è quadrata, devo togliere, smussare tutti gli angoli per andare a incassonarla qua anche lei, così ci mettiamo all'opera col dremelino, zzzz, e via. Nuova ventola ha preso la sua forma rotonda, messa nel T, ora vado a collegarla, metto tutto quello che c'è da fare e poi ve lo faccio vedere. Anche io ho le cuffie che mi ascolto la musica, ognuno è indipendente, perché Jessica gli dà fastidio perché col Dremel facevo il lavoro. Io, a me piace lavorare con la musica, Christian si guarda, anche lui gioca alla Play, si guarda i video. Ognuno si fa il suo. Vi porto a vedere il lavoretto. Qua dentro c'è la ventola comandata da quello che va a 12 volts. E io praticamente dalla mansarda con l'interruttore on off attivo e disattivo la ventola che mi porta l'aria calda lassù. Soddisfatto, già l'anno scorso ce l'avevo. La ventolina che avevo usato era già una ventola vecchia che avevo lì. È durata, ha fatto un inverno e mi ha abbandonato. Poi l'ho pagata 4-5 euro su Amazon, quindi voglio dire, anche se ogni anno si rompe, pazienza, nel senso. Boh, ora
anche a livello telefoni siamo attivi, ormai siamo un negozio di telefonia qua dentro. Samsung S9 che funziona perfettamente, l'abbiamo messo in vendita perché abbiamo visto che funzionanti stanno a 120 euro, io ho messo 100 per toglierlo ed è già carico al 100% e formattato. Oppo uguale, formattato e carico al 100%, l'altro Oppo carico al 100%. Qua abbiamo lo Xiaomi, che anche questo 90 euro si possono chiedere, che stanno a 120-130, lo sto formattando e caricando, così sono tutti carichi e formattati. C'è il negozio di telefonia qua. E Luna, io inizio a mettere sul pesciolino, mi sa. Non so se però sarà già descongelato. Non siamo perfettamente in piano perché l'olio è andato un po' in là, però inizia a fare soffrettino, olio e aglio. Qua c'ho il pesciolino, qua c'ho il pomodoro. Capperi e olive. Che sono capperi qua e le olive taggiasche di Jessica. Non ce n'è più ma olive taggiasche? Qui? Può piangere un po' qua. Beh, metti queste qua liguri. Liguri? Sì, chi ce l'ha date più questo? Questo Alessandro, questo. Ah, con l'olio e tutto? Sì. Ah, non lo sapevo. Vabbè, mettiamo olive e liguri. Queste qua che ce l'ha date Alessandro insieme all'olio. Ok, pesciolino messo in cottura. C'è già le olive, i capperi, c'è già tutto. Ora ci mettiamo un pizzichino di zucchero per l'acidità del sugo. Se no Jessica non è contenta. Siamo quasi cotti, eh. Il pesce è cotto, lo lasciamo 2 minuti che cuoce ancora bene il sugo, ma siamo pronti, eh? Se vogliamo già apparecchiare, perché è pronto, il pesce, l'ho assaggiato. Vamo. Siamo lì e lì, 2 minuti. Ma è buono? Sì, non è male, forse manca un pizzico di sale, ma non so se sono io con la bocca perché ho mangiato le melanzane, quindi non ce lo voglio aggiungere, che rischiamo di... Una forchetta c'è già qua. Ma col taglio penso che... No, perché è morbido, si taglia come un grissino. Pesciolino? In arrivo. Se non faccio il disastrino. Beh, la faccia è bella. Il problema ora è prenderlo perché sicuramente si disfa. Beh, prendilo in due. Metti la canna da pesca. Passali il piatto, Cria, papà. Sei ristretto. Sei ristretto. Che miseria, erano giganti. Non ci stavano dentro la padella, non ce n'è più. Vabbè. Metti il sugo. Vabbè, metti il sughetto, già che c'ho qua il piatto. Mi sa che ti conviene prendere l'altro col sugo, sennò ci stai 10 anni. Ho un cucchiaio. Sono sparite anche le olive e i capperi. Tutto è sparito. E hai mangiato il pesce. Ragazzi, oggi sono rimasto abbastanza sbalordito. Infatti, nodo la cravatta, porteremo Christian a vedere gli altri mangiare il gelato. Ha mangiato il pesce. Domani nevica. Straordinario. Qua è tutto osso. Io anche l'ho finito. Jessica si è già pulito il piatto per fare la fruttina. Però meravigliato di quello che ha fatto Christian, sinceramente. Infatti adesso andiamo a Fungirola e andiamo a prendere il casco nuovo. Di domenica. È aperto. Domenica sì, che è aperto. Chiuso tutto. Non è ciao, vero, ci vediamo dopo ragazzi. Ciao. Sì, che è aperto. Jessica ci aveva preparato una bella macedonia tipo quella di Pippo. Ma non abbiamo fatto tempo a farvela vedere che ce la siamo sbranata. È rimasto un po' di mango. Era mango, banana, mango e banana. Ah, mango. Sì, per noi sì, è per Pippo. Per Pippo invece con mirtilli, lamponi. È viziato. Suoi, è un viziato questo bambino monello. Eh? In gabbia la banana la fa diventare nera. Fuori la mangia come se fosse la prima volta che mangia nella sua vita. Assurdo. Ora un bel caffettino. Ho resettato un po' anche qua dentro, di nuovo, così ho sistemato di nuovo anche la cabina un po' tutta, non l'ho pulita perché ora non ce n'ho voglia. Ora andiamo dentro e vediamo Jessica cosa sta facendo. Secondo me c'è Pippo che la sta facendo arrabbiare. Ora lo metto in castigo, eh? Ora ti metto in castigo. Ti compro una gabbia piccola così, ti ci metto dentro, ti lascio qua sul tavolo e stai lì dentro la gabbia. Vuoi vedere? Non addrizzare la cresta. Non addrizzare la cresta, hai capito cosa ti sto dicendo? Cosa hai fatto, amore? Fa sempre arrabbiare. Ma non è vero, sì, questo bambino. Non è vero. Vieni col tuo papà, amore. Non è vero. Vieni dal mi fa disperare, papà. Mi fa. Perché vedeva il suo papà là davanti e voleva venire con suo papà lui. Mi fa disperare. C'è merenda?
Ho lavorato io. Sono le 5. Merenda te la do io ora. Aspetta, arriva il bro. Gelatino, questo qua le noci che ti hai ripresa tu. E invece c'ho quello al cappuccino. Pippotto si serve da solo come sempre. Quello è pane, che tipo di... Dove va? Ma non puoi infilarti nel sacchetto a mangiare il pane. Che monnello. Non puoi. Guarda, entra nel sacchetto. Sei svegliata? Andiamo a fare la pipì, facciamo la pappa? Oh, è entrato dentro il sacchetto. Non c'è più paura di niente. Jessica, stasera ai fornelli prepara belle calde, perché tanto fa freddo. Vabbè, vai fuori e mangi fuori e vedi che ti viene la voglia di mi mangiare. Rinfresco le idee. E a Chris gli facciamo un piatto di pasta normale, perché lui figurati si mangia le lenticchie. Ma anche se paghi oro. Ci vediamo tra poco, dai. A dopo. Allora, la pasta e lenticchie l'abbiamo sbranata e abbiamo fatto... Cioè, Jessica gli ha preparato la pasta a Christian, che vabbè, l'ha mangiata. L'ha mangiata, la sta mangiando al burro, perché lui lenticchie niente, anche se per lui non c'ha bisogno di... Non c'è di ferro il marinaio. Quindi niente, cena fatta, ora lui cena perché è arrivato più tardi di noi. Ora un fruttino, yogurtino, qualcosa. Poi forse facciamo due passi, visto che oggi non abbiamo fatto manco un metro. E poi a nanna, direi che ci siamo. Jessica imperterrita sempre dietro al computer fino a ore inoltrate. Io ho portato Bernice a fare la pipì. Vado a fare due passi. Jessica non vuol venire, però devo prendere una boccata d'aria perché oggi è stato tutto il giorno qua dentro. Io schizzo, lei invece ci sta bene. Sto benissimo. Io vado a fare due passi. Sono qua da sola nel mio habitat naturale. Sto benissimo. Io vado a fare due passi. Cuffiette e via. Ragazzi, primo telefono venduto, Redmi Xiaomi. Ma non è ancora venduto. Lo sto portando alla tizia, magari in teoria lo prende. Sì, vabbè, ma sai come funziona. Sì, no? Come sono qua. Con il suo caricatore originale e il suo cavetto. Mi porto il power bank così vede che funziona e siamo a pennello. Andiamo a consegnare il primo telefono. Vamos. Oggi magari ci spostiamo un po', facciamo qualche giro. Tanto per star qua che non possiamo fare niente che piove. Facciamo qua commissioni, passiamo da quello delle finestre, vediamo cosa dice. Primo venduto. Sì, l'abbiamo fatto. 70 euro. Ci facciamo la spesa. Spesa per tre giorni. Per tre giorni abbiamo da mangiare. Tanto di più non riusciamo a farci. Bon, ora torniamo in casetta che tra l'altro sta facendo anche freddino e valutiamo come organizzare il tutto per andare avanti la giornata. Andiamo, dai. Dai, vieni. Ora siamo alla ricerca di un tappizzero per rifare i cuscini del camper. Siamo già andati da uno, però vai, manda foto, poi faccio preventivo, poi vediamo. Mi ha già fatto passare la fantasia. Ora vado un altro. Jessica dice non sono tutti come te, ma non è questione di essere come me, è questione che, scusami, c'è un'attività, il tuo lavoro è tappizzero, fare tappizzeria, ok. Arriva un cliente, voglio rifare le tre sedute, ok. Cosa mi consigli? No, però quanto tempo? Mandami le foto su WhatsApp e ti faccio il preventivo e poi vediamo. Mi hai fatto passare la fantasia, anziché portarmi dentro a far vedere i tuoi materiali, io lo farei così, 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 questo costa X, questo costa... No, manda le foto, poi vediamo. Ma sono tutti così. Poi piangono che sono senza lavoro. Ma sono tutti così il problema. Allora, dai, cosa facciamo? Andiamo a Cala de Micas. Oggi pranziamo a Cala de Micas. Oggi, Cala de Micas. Che noi qua l'anno... No, due anni fa eravamo stati. Non mi ricordo. C'eravamo stati un po' anche qua. Due mesi, ci abbiamo fatto una corsa. Però si stava bene. Però ora hanno detto che hanno tolto carico e scarico, quindi... Vabbè, vediamo se è vero. Andiamo a controllare. Alla fine nel parcheggio là c'era il mondo, non c'era neanche un buco. Non abbiamo fatto neanche vedere, però. Sì, vabbè, c'era il mondo comunque. Allora, siamo venuti alla Lidl. Siamo venuti in un parcheggio qua più avanti, un parcheggino abbiamo trovato. Uno solo, è proprio un parcheggio solo. Sì.
che andiamo un attimo alla Lidl che voglio prendere il pesto. E poi c'era qualcos'altro che dovevamo andare a prendere alla Lidl, ma non mi ricordo più che cosa. L'ho detto io stamattina. E che cos'era? Non me lo ricordo. Ecco, vabbè, io intanto vado a prendere il pesto, poi se ci viene in mente qualcos'altro, mentre siamo lì, lo prendiamo. Ah, la marmellata grossa. Ah, la marmellata grossa, ok. Ci vediamo tra un po' al Lidl. Abbiamo il giardinetto qua con la fontanella, con l'aghetto. Parcheggio privato, perché qua siamo sulla strada e c'è solo un parcheggio, un campo e basta. Ama la Lidl. Sono crude queste qua, vuole Cristian, scusa. Prendere solo un paninetto di quello per... Se li vuoi portare. No, il berrello. Boh, vediamo. Da veri liguri, pesto, buonissimo ligure alla Lidl. Questo è un ottimo prodotto. Guarda, era una 0,99, 1,40. Pancetta, per fare pane pancetta, perché sarebbe la carbonara di Jessica. No, bisogna prendere quella, quella del Mercadona, che sì. Facciamo la carbonara che viene più buona. Questa la tengo però anche per crisi. Per emergenza. Noi ci abbiamo sempre l'emergenza. Sorriso, vuole noi viviamo in un'emergenza unica. Quando avviamo il motore un'emergenza. È sempre un'emergenza. Quando viaggiamo tutto un'emergenza. È sempre un'emergenza. Una vita di emergenza, via. 92% di carne, perché gli 8% rimanenti cosa sono? Vabbè. Visto il sugo avanzato del pesciolino, prendiamo un po' di cozze e un po' di gamberi. E ci facciamo il sughetto con i pesciolini, perché quelli che hanno già pronti, boh, non ci ispirano, ci sono cose che non conosciamo, allora preferiamo farcelo noi. Però per domani, perché oggi è già tardi, per pranzo mi sa che oggi faremo la pasta al pesto, che è più rapida. Sì, però per domani dobbiamo fare una pasta, non dobbiamo mangiare i gamberi, eh? Non lo so, ora sono... ma sono surgelati. Ah, un po'. Poi diventano la metà. Bastano. Ma sì, dobbiamo fare una pasta. Poi te li prendo i gamberi da farti i gamberi che... E le cozze. Prendiamo le cozze. Poi ci sono queste qua che sono le vongole, però se poi c'è uno sabbio che... No, se c'è uno sabbio io... Abbiamo due cozze. Mi fido. Però due? Sì. Boh? No. Ok. 70 euro guadagnati dal telefono, spesi con l'aggiunta di 7 euro. 73? 77. No. Vabbè, però. Comprato niente. Qualcosa da mangiare. Facciamo pranzo, se andiamo al ristorante spendavamo meno. Già detto a Cristian di mettere la piastra 9 con l'acqua sul fuoco, perché è già tardi per me per mangiare. Facciamo, mica facciamo solo un pranzo con 70 euro, perché sennò ragazzi miei veramente andiamo al ristorante. Ecco, per le 7x3,21 vuol dire che ho 2000 euro al mese. Direi che insomma sarebbe un po' troppo. Un po' esagerato. Però ci avviciniamo, ormai la vita di come sta diventando cara qua. Ah beh, ma non... generale. Ma infatti noi mi sembra che ci adeguiamo e non mangiamo di certo tutti i giorni carne o tutti, perché comunque costa. Mangiamo ostriche e champagne. Un po' e un po'. Acqua sul fuoco, viene un po' in qua perché ci siamo in pendenza. Un chilo di gnocchi, un chilo di pesto, dose per 3 persone. Ottimo, direi. Guarda, questo qua sono io da piccolo, mi sono autotrovato. La scimmia che va col monopattino. E il monopattino che avevi era uguale. Che carina, E anche oggi il signore ce l'ha dato il pranzetto, va? Sì, io sono un po'. Perché ti sei dimenticato il formaggio? Ah, sì. Caffettino time? Caffettino time e poi dobbiamo muoverci. Non so dove, ma bisogna muoverci. Devo andare, oggi c'ha fretta, devo andare. A cercare il sole. Ma prima non può che sono le mani bagnate. C'ha fretta, oggi c'è da andare. Ci sono di nuovo i cinghiali dell'altra volta. Guarda quelli là, i piccoli, come scappano. E sono giù, guardali. Sì, qui c'è, secondo me, questi sono la mamma e il papà. Gli adulti. Ma guardali che vanno dai camper. Eh sì, perché secondo me sanno che... sanno che c'è da mangiare. Sono tutti là in mezzo ai camper, i piccolini. Ah. E questo qua è Cala de Micas, dove ci siamo stati, che prima non ve l'abbiamo fatto vedere, ve l'ha fatto vedere ora. Tutti i camperozzi. Dopo i cinghialotti ci riavviamo in direzione Benalmadena. Siamo ritornati in quelli di Benalmadena, abbiamo fatto cariche e scariche, ci siamo fatti le docce, così siamo pronti, belli, profumati e puliti. Jessica si metterà dietro al computer,
ognuno fa qualcosa. Cristian oggi mi sa che non esce perché piove, quindi la pista del monopattino è bagnata. Anche se noi quando eravamo giovani, la compagnia, anche se pioveva, che si usciva lo stesso, si ci vedeva, cioè non era, non dovevamo per forza fare cose, però vabbè. Sono cambiati i tempi. Super news, non news, come si dice? Eravamo qua che trafficavamo, io ero in telefono, e sono arrivati dei vicini con un van. E ho detto, boh, chissà chi è. E sono venuti a bussarci, cioè sono due nostri follower che mi avevano mandato un'email, che stavano venendo in giù, che gli faceva piacere conoscerci dal vivo, e per salutarci. Quindi ora andiamo di là e li andiamo a salutare, perché ero impegnato con una telefonata, quindi non sono potuto andare subito. Ci siamo preparati, ora andiamo a salutarli e a conoscerli. Non porto la telecamera perché non so le persone, che chi sono, cosa sono, se vogliono o non vogliono, quindi per rispetto al massimo, non so se si fermano qui, domani ve li presento, o se non vogliono, per privacy è giusto non farlo, ecco. Andiamo a salutare i nostri follower. Allora, siamo andati a conoscere i signori, abbiamo chiesto il permesso se volevano essere in una nostra puntata, abbiamo fatto due chiacchiere, ci hanno invitato a cena, abbiamo provato ad andare dai nostri amici a mangiare la pizza, ma oggi sono chiusi di riposo, tutti chiusi di riposo, hanno cambiato tutti i giorni di riposo, e abbiamo trovato un altro posto, si chiama Bottega, e si chiama la Bottega Bar e Cossina. Faremo sapere. Vediamo, lei è la signora, non mi ricordo i nomi. Ok. Vabbè, ormai ti conosco. Giancarlo. E il marito Giancarlo. Ci seguono sul canale, ci hanno scritto, si sono fatti tantissimi chilometri oggi a scendere giù di colpo, perché poi vabbè era anche brutto il tempo, eravate a Cugliera. Da Cugliera a Benalmadena in una botta sola. Quindi ci fa molto piacere averli conosciuti. Stare in buona compagnia, speriamo anche in buon piatto, e niente, allora ci vediamo dopo quando ordiniamo il tutto. Arrivati i piattini, Christian si è preso i ravioli col brasato, pomodorino cherry e parmigiano, vero? Poi noi dovevamo prendere la pasta alla norma, ma ne avevano più una porzione che l'ha presa Jessica, ma ora ce la dividiamo tutti. Sì. E noi tre abbiamo preso la parmigiana. Questo è il piattino della parmigiana, gli altri due, e Jessica con la pasta alla norma, che la dividiamo per tutti, quindi tu non ne mangi. Buon appetito! Direi che il piatto di Christian l'ha svuotato, noi anche, era tutto molto buono e i piatti lo possono confermare. Stasera Angelo di casa su quattro ruote si ubriaca, diciamo che anche i signori non sono abituati, quindi brindiamo tutti assieme e domani non si sveglia nessuno, siamo tutti con la risacca. Salute! Già. Quindi Bottega Bar e Cossina, che è qui alle mie spalle, di qua, promosso. Siamo nella via principale, in una traversa della via principale. Questa è la via principale, dove noi, quando arriviamo da su, qui a destra, lassù in cima, c'è il nostro amico El Pollo Dorado. Guardate che bello come è tutto illuminato adesso. E qui nella traversa, laggiù in fondo, è dove c'è il locale. Ma che bello! Eh? Tutto illuminato di notte. Anche questa sera abbiamo trascorso una serata bellissima. Ringraziamo. Non me lo ricordo il nome. Ringraziamo. Sto contagiando Jessica. Ringraziamo i signori per la bella serata. Sì, domani mattina facciamo colazione assieme, poi loro vanno via perché vanno in direzione ancora più sud della Spagna. Fanno il loro giro, la loro vacanza. Un'altra cosa bella di questa sera, che i signori si sentivano praticamente come se ci conoscessero da una vita. E ci sta, perché voi comunque ci guardate nei video ed è normale che voi ci conosciate di più di quello che noi conosciamo voi, che è la prima volta che vi vediamo. Ma la cosa ancora più bella è che loro hanno detto, cioè, sembra di conoscervi da una vita, perché come vi vediamo dei video, siete in realtà, nel senso non vediamo dei personaggi e poi siete dell'altro, quindi, cioè, siete diversi. Quindi questo ci fa piacere, perché trasmettiamo realmente quello che siamo senza maschere, diciamola così, nel senso
così siamo, ecco. Non... Certo. Non trovo altre parole, se ce l'avete ditecele, nel senso, non so come descrivere, eccoci. Però ci riempie di gioia perché è l'obiettivo che noi volevamo, nel senso essere ciò che siamo e trasmettere ciò che siamo, la nostra quotidianità, la nostra vita, e è bello così. Certo. Ora vi auguriamo una buona notte e domani mattina salutiamo tutti assieme i signori. Pippo ha detto sta banana. Pippo banana. Buonanotte. Buonanotte a tutti.